Una delegazione della statunitense Nazareth University è stata ricevuta stamani nella sede del rettorato dal magnifico rettore dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara, il professor Liborio Stupia. Un incontro per riaffermare la convenzione internazionale tra l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara e l'Ateneo Americano. L'accordo stipulato tra i due atenei, che ha una storia ventennale, ha permesso a entrambe le università uno scambio di studenti che hanno trascorso semestri di studio nelle sedi estere e al tempo stesso incoraggiato alla mobilità dei docenti che hanno svolto attività didattica e di ricerca. Attualmente le coordinatrici della convenzione sono la docente Joelle Carota, Nazareth University, e la professoressa Emanuele Ettore, Università D'Annunzio, che ascoltiamo. Quindi c'è uno scambio di studenti che dalla nostra università si recano presso Nazareth University dello Stato di New York, e poi ci sono studenti americani che vengono in Italia a trascorrere un semestre, anche più di un semestre, attività di tirocinio e fanno i loro esami, che poi vengono riconosciuti nell'università di provenienza. Allo stesso tempo c'è uno scambio anche di docenti, quindi docenti italiani, docenti del Dipartimento di Lingue e anche di altri dipartimenti che si recano presso l'università americana per svolgere attività di ricerca come visiting scholar o per fare proprio conferenze, seminari. Oltre all'attività didattica, conclude la professoressa Torre, gli studenti americani avranno l'opportunità di visitare il territorio e migliorare la lingua italiana. Sono stati accolti dal rettore della D'Annunzio, Liborio Stupia. Sì, noi avevamo detto fin dall'inizio che volevamo puntare molto sulla internazionalizzazione. In questo caso abbiamo un esempio di altissimo livello di internazionalizzazione perché dagli Stati Uniti un gruppo di ragazzi vengono qui a stare per un mese nella nostra università e credo che sia un esempio anche di attrattività che si può avere sicuramente anche per università come le nostre. Quindi sono molto, molto contento, ringrazio i colleghi che hanno portato avanti questa iniziativa, la professoressa Torre, il dottor Conte, sono stati bravissimi e credo sia un motivo di grande orgoglio per noi avere questi ragazzi qui oggi.